Parla un linguaggio più giovane, pensa alle nuove generazioni che si avvicinano all'haute couture, Virginie Viard, tutto riferendosi allo spirito di quella Mademoiselle Coco che da sempre ha segnato il cammino di Chanel. In scena, al Grand Palais Éphémère, le opere dell'artista Xavier Veillane, riproduzioni in legno di quegli animali cari alla couturier, quelle sculture e oggetti che adornavano la sua casa in Rue Cambon. Giovani, giovanissime le modelle in tailleur e abiti da sera che escono a sorpresa, tutto segnato dalla ricerca nei tessuti, grande attenzione ai pezzi da giorno, ma anche lavoro su quei vestiti che l'alta moda dedica ai red carpet nel mondo, con un filo conduttore, la tuba sempre in testa. Mentre Moncler comincia a festeggiare i suoi 70 anni di storia firmando una collaborazione con Sakai e disegnando per la sfilata parigina del designer giapponese una serie di giacche e tute trasformabili, tanto nero, bianco panna, atmosfere futuristiche e passerella in sabbia vulcanica.